È una giornata di scuola. Peppa e i suoi amici fanno lezione di musica. La bambola di Polly! Mi scusi tanto, Madame Gazzella. Oh no, Pedro ha la tosse. Non ti preoccupare, adesso telefono al dottor Orso Bruno. Dottor Orso Bruno, chi parla? Buongiorno, dottore, sono Madame Gazzella. C'è un alunno malato. Stia tranquilla, volo arrivo immediatamente. Ditemi tutto, qual è il problema? Io ho tanta tosse. Sì, capisco. Ed è una tosse secca oppure una tosse grassa? Non lo so, dottore, però fa così, ecco, senta. E quando è cominciata questa tosse? Quando Madame Gazzella ha iniziato a cantare. Non è assolutamente grave, ma la tosse di Pedro potrebbe contagiare gli altri. Che cosa significa contagiare? Quando a qualcuno viene la tosse, a volte anche a chi gli è vicino viene la tosse. Devo prendere una medicina? Soltanto un cucchiaino di sciroppo. Purtroppo temo che non abbia un buon sapore. Sa di scarpa vecchia ripiena di marmellata. La ringrazio, dottor Orso Bruno. Arrivederci! Arrivederci! Come immaginavo, Pedro ha attaccato la tosse a tutti gli altri. Danny Cane e Susie Pecora hanno preso la tosse da Pedro. Apri bene la bocca. Ha il sapore di uno yogurt al gusto di zerbino sporco di terra. Ha il sapore dei fiori di campo quando marciscono. Complimenti per aver preso senza protestare la medicina. Scusi, dottor Orso Bruno, ma lei non si ammala mai? No, Peppa, io non mi ammalo mai, perché mangio una mela al giorno. Arrivederci! Arrivederci! È ora di andare a casa. I genitori sono venuti a prendere i figli. Mamma, papà, io ho tanta tosse. Il dottor Orso Bruno è venuto qui a scuola e ci ha visitato. Ci ha dato una medicina cattivissima. Madame Gazzella, ora può cantare quella canzone? Naturalmente, Peppa. La bambola di Polly è mala. Oh no, tutti gli adulti hanno preso la tosse da Pedro. Sono il dottor Orso Bruno, chi parla? Io sono Peppa Pig. Tutti i grandi si sono ammalati. Non ti preoccupare, sto arrivando, Peppa. Buongiorno a tutti. Abbiamo preso la tosse da Pedro, eh? Molto bene. Mettetevi in fila e aprite la bocca. Sa di crema pasticcera e calzini sporchi. Grazie per essere venuto qui a curarci, dottor Orso Bruno. Chi è che viene a curarla quando è ammalato lei? Nessuno viene a curarmi. Io non mi ammalo mai. Oh no, il dottor Orso Bruno ha preso la tosse da Pedro. Non vi preoccupate. Arrivederci. Arrivederci. Povero dottor Orso Bruno. È malato e nessuno va a casa sua a curarlo. Oh! E ora chi può essere? Salve! Siamo venuti a curarla, dottore. Qui c'è della frutta. Ecco qui qualche cuscino. E qui c'è la sua medicina. Apra. Sa di yogurt alla marmellata gusto crema pasticcera e calzini. Ora le cantiamo una canzone che la farà sentire meglio.